Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con la player review di David Alaba in form, l'austriaco del Bayern Monaco che ha guadagnato questa sua carta in form grazie alla splendida partita che ha fatto nell'ultima prestazione del Bayern. Ha segnato pure un gol di punizione, bellissimo il gol, e ha avuto questo cambio di posizione da terzino sinistro a difensore centrale, un cambio che è veramente particolare. Molti utenti, soprattutto stranieri, lo aspettavano da tempo. Ci sarebbe da dire qualche cosina, cioè sul tabellino Alaba fa il difensore centrale in una difesa a 3, ma in realtà se guardate la partita, il Bayern non è che proprio giochi con una difesa a 3, o comunque nessuno fa quello che in realtà appare sul tabellino, però sappiamo che le squadre di Guardiola sono dei continui organismi in evoluzione tattica, quindi ci può anche stare che non si riesca a dare una collocazione a un giocatore eclettico come Alaba. Quindi giocatore che si presenta con una carta con 83 di overall, 87 di velocità, 83 di dribbling, 74 di tiro, 83 di difesa, 83 di passaggio, 75 di fisico. Dalla carta sembra buono. Se poi andiamo a vedere le sue caratteristiche in game, che adesso andiamo ad pian piano snocciolare, vi dico che le attese erano tante, però le attese sono state disilluse. Allora, sicuramente farei pro fra i top c'è la velocità. La velocità è veramente ottima, 88 di accelerazione con 87 di velocità scatto, si vede tutta questa velocità, ma più che altro si vede quando lui prende il pallone. Ogni tanto, sa, vi prendono quei 5 minuti, no? Prendete e cominciate a fare queste percussioni verso l'attacco, che poi per me in realtà sono più dannose che altro. So, ho fatto gol solo una volta, ma comunque il difensore centrale non deve fare queste cose secondo me. Quindi, ok, la velocità è un pro, però fine a se stesso. Se fosse rimasto terzino, allora ne avrebbe parlato come un pro, un top veramente utile. Un altro top che mi è piaciuto, ovviamente legato alla velocità, è l'agilità. Anche qui un valore altissimo, 87. In effetti si districa abbastanza bene fra gli attacchi avversari, ecco, in questa cosa fra gli attacchi avversari. Però andando ad analizzare più strettamente i valori difensivi, andiamo a parlare in particolare delle intercettazioni. 87, vedrete un casino di clip in cui lui fa dei buoni contrasti, veramente buoni. Contrasti, parlo soprattutto di contrasti in piedi, che hanno anche un 85, ecco, lui ha anche un 85 di contrasti in piedi, quindi fa dei buoni contrasti in piedi, buone intercettazioni, dovute secondo me molto anche al suo work rate alto, normale, perché lui è il primo che vi sale proprio. Così alla Garibaldi vi sale e quindi è normale che faccia delle buone intercettazioni. Il problema qual è? Che secondo me un difensore centrale non deve avere quel work rate. Quindi il work rate, entriamo nei flop, è il flop peggiore. Proprio. Lo so che quest'anno forse per i work rate è un po' diverso. Cioè, sono riuscito a giocare un po' meglio con David Luiz, con Sergio Ramos e con altri difensori centrali che hanno alto normale. Ma nel caso di Alaba è veramente un contro pazzesco perché. Se giocate in una difesa a 4, il povero Felipe Santana, Boateng o chi per loro di turno proprio rimane solo, poveretto, perché basta premere R1 e sale così proprio. Sale in maniera proprio spropositata, senza motivo. Molte volte trovate un avversario che magari vi riesce a smarcare facilmente, vi trovate con due terzini che poi loro di propensione sono abbastanza alti. Un difensore centrale che poverino deve andare a difendere, quindi vi trovate una specie di difesa a 3, ecco, come vedete in questa clip per esempio, una specie di difesa a 3 che non funzionerà mai, perché con i due terzini sappiamo bene che non si può difendere. Quindi per me il work rate è una cosa proprio negativissima, e infatti proprio il posizionamento in sé per sé l'ho inserito fra i flop. Tornando ai top, chiudo con gli ultimi due top che sono visione e strettamente legata ai passaggi. Cioè, fa degli ottimi passaggi, ma quello lo sappiamo. Poi chi lo guarda il Bayern, sa che Alaba in realtà potrebbe anche fare il regista, talmente è preciso nei passaggi. Quindi molto veritiero come statistica, guardate che lancio, però in realtà. Anche lì, fine a se stesso questo top, perché per un difensore centrale non è quello l'importante. Per i flop invece andiamo a trovare i contrasti aerei e l'elevazione. Infatti, nonostante sia abbastanza, cioè, alto normalmente, 1,80 m, però proprio di testa non riesce a prenderle. Proprio, non so, probabilmente perché il suo valore sulle statistiche in game è di 81 di elevazione. Lui proprio di testa non ce la fa, tranne quelle proprio facili facili. Inoltre,
ritorniamo al posizionamento, purtroppo un valore veramente negativo, e devo dire anche la forza fisica. 68 di forza fisica, veramente un valore scarsetto, veramente scarsetto. Quindi, al di là dei valori, vi vado a snocciolare gli ultimi. 72 di precisione di testa che va a darvi l'idea di quello che vi dicevo prima, cioè che di testa non è un granché. 82 di marcatura che è un valore abbastanza bugiardo perché se non lo trovi al posto giusto il difensore nel momento giusto la marcatura non ha un gran senso. Bisogna dire che per quanto mi riguarda, quando l'ho provato in una difesa a 2, quindi cioè a 4, quindi di conseguenza con due difensori centrali, è stato proprio un disastro. Negativissimo. L'ho provato con Felipe Santana perché nell'account volevamo spendere molti soldi, probabilmente anche con Boateng. Comunque non vi rende. Non prendetelo se dovete prendere un difensore centrale della Bundesliga perché ce ne sono tantissimi meno costosi e più forti di lui, da Boateng, Hummels, Benatia, a Subotic, anche Socrates Papastatopoulos, Felipe Santana, Naldo, ce ne sono veramente tanti e non ha senso. Quando l'ho provato nelle ultime partite e nella squadra che avete visto all'inizio della partita, della review, in una difesa a 5, allora si è trasformato, probabilmente perché può fare le sue sortite offensive più facilmente, visto che è più coperto sia dall'ASA, cioè dall'ala sinistra arretrata, e sia da altri due difensori centrali, lì ha reso un po' meglio, ma ha reso un po' meglio a livello più che altro offensivo, perché a livello difensivo per me lui non è un gran giocatore, anzi non è un buon giocatore per niente. Alaba deve fare il terzino in questo gioco, quindi questa versione da difensore centrale io la boccio, gli do un voto finale, un 6, un sufficiente, giusto perché comunque qualche cosina di carino l'ha fatta, soprattutto nella difesa 5, però credetemi, a parte che è introvabile sul mercato, non spendete i soldi per Alaba in form. Io spero che comunque questa review vi sia piaciuta, ci vediamo nei prossimi video, bella a tutti da Ben.